è Peter Pan per la nuova edizione del musical. Tra l'altro, Leonardo ha già lavorato in Aladdin. Ciao, ben trovato. Ciao, eccoci. Io so, appunto, come aveva detto Maurizio, che comunque tu vieni dal mondo delle fiction, della televisione. Sì, esatto, cinema e TV, esatto. La mia, diciamo, quello a cui sto dedicando la mia vita è più quello è il mio campo che mi specializzo di più, ma allo stesso tempo ritengo che un performer deve essere abile su tutti gli aspetti della performance, canto, danza, recitazione, e ritengo anche che fare un po' di teatro ogni tanto sia un ottimo allenamento e poi una grandissima gioia, è bellissimo, non mi vorrei limitare a una cosa sola, perché fare così. Sì, poi Peter Pan ormai è diventato un cult. Senti, ma mi diceva Eh sì. Maurizio che tra l'altro tu sei acrobata. E Sì, anche, esatto. quindi il tuo Peter Pan sarà molto più acrobatico, il volo più spettacolare, mi ha raccontato. Sì, speriamo, ci stiamo lavorando. No, sì, l'obiettivo è quello. Abbiamo pianificato delle belle, belle cose. E non è una cosa facile perché ci va tanta coordinazione fra i tecnici, me e allo stesso tempo quello che supporta la storia, no? Non bisogna fare degli effetti soltanto per fare gli effetti, ma che funzionino in quello che sta succedendo in scena. Ma siamo arrivati a un buon risultato e adesso, dai, non vedo l'ora di vedere il feedback del pubblico. Senti, tu stai lavorando con alcuni degli artisti che già hanno fatto Peter Pan qualche anno fa. Come ti hanno accolto, tipo Marta Rossi e quant'altro, che suggerimenti ti Sì. stanno dando? Guarda, Marta è un amore, è un tesoro veramente, è bravissima, è molto molto talentuosa ed è stata molto accogliente. Ed è anche bello perché dà comunque delle idee, ah guarda, quest'anno abbiamo fatto questo, quest'anno abbiamo fatto quello, quindi è anche utile avere delle idee, delle proposte da lei che l'ha fatto tante volte, ha visto che cosa funziona e che cosa magari meno. E poi è un grandissimo onore lavorare a fianco a lei e a tanti altri artisti come anche Giulio Tondo, che è fenomenale. Quindi lavorare con anche Raffaella Alterio, ha fatto anche Sì, Michael in passato, sì, sì. Laura Fiorini ha fatto John in passato, quindi è bello lavorare con e che poi magari neanche lo stesso anno. Quindi ci sono tante versioni di questo musical che si stanno un po' amalgamando in questo, si prende il meglio di ognuno e si cerca di fare il lavoro migliore che si può fare. Ma tu avevi visto qualche precedente edizione del musical? No, e Maurizio Ah. Colombi non voleva che io vedessi niente, ha fatto No. proprio in modo che io, sì, mi ha detto Leonardo, non guardare niente, anche in preparazione del provino e niente, ha detto Leonardo, non guardare il musical, se vuoi ascoltati, anzi, mi consigliate di ascoltarmi le canzoni di Mennazzo e di prepararmi così, ma nient'altro. Ma che bello, quindi è tutto tuo questo Peter. Esattamente, esattamente, proprio non potrei copiare gli altri voleggi, non ne ho mai visti. Però mi sarebbe piaciuto vederlo, perché più lo faccio, più sai, studio sul mio copione, più leggo la storia, più dico le battute, più canto le canzoni, più mi piace questo musical. Quindi mi piacerebbe veramente vederlo fatto dagli altri. Quindi appena iniziamo a fare il musical, vorrei davvero guardare su ovunque si può trovare delle versioni precedenti, perché sono molto curioso. Quindi non ti posso chiedere quali sono gli upgrade dagli altri spettacoli perché sei nuovo e non lo Esatto, sai. non lo so, esattamente, Comunque te lo esattamente. dico io perché appunto mi diceva che grazie anche alla tua presenza ci sarà molta più acrobatica, mi hanno detto che è stata comunque rivista la scena dell'ombra, che sarà la tua ombra che ballerà. E Sì. come hai studiato tu? Perché tu mi dici appunto che vieni dalla televisione, dal cinema, ma come sei diventato performer per cantare e ballare? Oltre alla recitazione. Sì, io in realtà, scusa, dove vengo? Vengo in realtà è più musical, perché ho studiato al Liceo Germana Erba di Torino, che è un liceo artistico a indirizzo scenografico teatrale, anzi coreutico teatrale, è cambiato negli anni, e insegnano proprio come materie scolastiche recitazione, danza e canto. Ah, Quindi ecco. diventa un'accademia per performer anche a livello liceale, quindi si inizia prima. E quindi per 5 anni ho fatto quello, ho fatto danza jazz tipo 9 ore a settimana, canto 4, recitazione 6, cose così. E quello mi ha dato un'ottima base per come stare sul palco, essere puliti, cantare, una tecnica vocale e una danza jazz e moderna. Che
che molto utile. E quindi così, e poi negli anni ho fatto con Alex & Co, quella serie Disney che ho fatto, sono stati ottimi, comunque sì. Abbiamo fatto tanta danza e tanto canto in quella serie anche, quindi c'erano tanti workshop, tanti coach che sono venuti, e poi negli anni mi sono sempre tenuto allenato, studiando di qui, di lì, varie accademie, facendo workshop qui e lì per tenermi sempre allenato, che non si smette mai di allenarsi e di imparare. Beh, io mi ricordo, proprio la Disney è sempre stata una che faceva musical, perché anche tutti i cartoni animati con cui siamo cresciuti erano comunque dei musical, i film più famosi della Disney, ma anche High School Musical stesso. Insomma, è bello vedere come ci sono dei giovani che provengono dalla televisione e anche dal telefilm, adesso si dice fiction, però che sono preparati. Quindi credo che la Disney poi ti abbia fatto una grande scuola, no? Per arrivare a quello che sei. Assolutamente, assolutamente. Poi veramente, come ho detto, non si smette mai di imparare e studiare, perché non si può ritenere, ah, ho fatto questo, allora boom, stop. Cioè, bisogna, in ogni caso, anche se riesci, se hai delle skills, comunque le devi allenare, le devi tenere sempre allenate. Quindi bisogna sempre comunque prendere andare a lezioni. Io adesso a Los Angeles poi faccio sempre lezioni di danza, lezioni di recitazione, canto, perché veramente è un muscolo che va allenato, e se no finisci fuori allenamento. Però la Disney è stata un'ottima preparazione, sì. E ci hanno seguito attentamente. Ovviamente il mezzo cambia, perché essendo dietro una telecamera c'è tanto che si può fare con editing, cerchi proprio la perfezione e te lo puoi permettere perché hai molti takes, lo puoi fare più volte. Quando invece dal vivo buona la prima, insomma, quindi è un'altra abilità che va comunque allenata, ed è, non è proprio la stessa cosa, ma tutto comunque aiuta. Senti, ti senti un po' Peter Pan? Come è costruito questo personaggio dentro di te, visto che poi non avevi mai visto lo spettacolo? Sì, no, io guarda, in bene o in male un po' Peter Pan mi sento. Perché io, guarda, le cose che condivido di più con Peter Pan sono questa voglia di giocare, io mi sento sempre un po' bambino in un mondo di adulti, anche se comunque mi ritengo una persona matura, ma mi piace giocare, mi diverto proprio, quindi trasmettere questa gioia e questa allegria, questa voglia di giocare in palco, mi viene facile. E poi ci sono, vabbè, altri elementi del personaggio che, per esempio, più vado a dire le battute, più le studio, più mi piacciono e più trovo dei vari strati, perché questo musical comunque alcuni pensano sia solo per bambini, e non è assolutamente vero. Infatti. Ci sono un sacco di livelli, ci sono un sacco di vari strati che vai ad ascoltare, a qualsiasi età troverai il tuo significato, quindi sì, no, mi vedo in Peter Pan, di sicuro. Ma infatti, guarda, io ho riletto anche un po' il romanzo originale, e anche nel romanzo originale c'era dietro tanto, sia a livello psicologico che a livello spirituale, insomma. Peter Pan viene comunque dal dio Pan, no? Che era appunto il dio che suonava il flauto di Pan, quindi insomma c'è tanto substrato, non è un semplice musical. E poi è un musical dove abbiamo visto che la protagonista non è una principessa, non è principalmente una storia d'amore, quindi c'è altra roba da andare a scoprire per grandi e per piccoli. È assolutamente vero, non ci avevo neanche pensato a questo confronto con altre favole, sì, è proprio diverso, è vero. Perché il protagonista comunque è un uomo, l'eroe è un uomo, e stavolta è la donna che aiuta l'uomo, perché è Wendy, no? Che ti aiuta, quindi è tutto un po' ribaltato ed è molto particolare. Infatti sto facendo una, per mio interesse e studio personale, una ricerca su Peter Pan come romanzo, e stanno venendo fuori tante cose, quindi anche portarlo in scena è bello, è una bella responsabilità. Assolutamente, io infatti guarda, quando appena ho dei momenti liberi vado, finisco in questi vortici sul web, su Peter Pan, varie interpretazioni, storie passate, versioni e significati, anche io finisco in questo, perché è molto interessante. Esatto. È molto interessante e ha tanti, tanti significati diversi, interpretazioni, origini, quindi ti credo, anche io finisco nello stesso loop. Tranne lo spettacolo, perché lo spettacolo non l'hai ancora visto e quindi sei praticamente nuovo. Esattamente. Infatti a un certo punto sono finito in un, per i miei vari vortici, in un tipo delle recensioni di spettacoli passati, mi sono fermato e ho detto no, fermo, non voglio sapere. Benissimo, sono molto curiosa di vedere quindi questa nuova edizione di Peter Pan, che io seguo davvero dalla nascita,
e quindi ci sarò e come ci saremo, perché credo che Peter Pan sia uno spettacolo che riporti a teatro tanta gente che l'ha seguito in questi anni. Quindi non sono Sì, nuovi, ma tanta e tra gente. l'altro è una cosa che ho sentito anch'io questa, è la prima volta appena ho iniziato, sono arrivato in Italia da Los Angeles, ho iniziato a dire ai miei amici, parenti, e poi anche un tassista per esempio, per una persona al bar, che cosa sto facendo? Ah, sto facendo questo musical Peter Pan, è bellissimo vedere come si accendono gli occhi di tutti, tutti, grandi, piccoli, non importa, è fenomenale quanto questa storia, quanta gente siano attaccati e affezionati a questa storia. Quindi ho sentito subito un grande orgoglio appena iniziato a lavorare su questo progetto e per portare avanti. Sì. E anche tanti altri performer. Quanta gente mi ha detto: io ho iniziato a fare il musical perché ho visto Frattini fare Peter Pan nel 2006, oppure perché hanno visto Peter Pan quando erano piccoli e hanno detto: questo è quello che voglio fare. Quindi è proprio un musical che ha toccato tante persone. E io credo alle fate, e lo diciamo Esatto. fortemente. Io credo alle fate!